Il centenario della nascita di Tom noi l'abbiamo in qualche modo avviato l'anno scorso, la celebrazione del centenario, e l'abbiamo avviato l'anno scorso purtroppo con i condizionamenti della pandemia. È una figura molto importante che in pratica ha sicuramente segnato in maniera autorevole un più di un ventennio della storia di questo territorio, essendo segretario della CGIL nel dopoguerra e poi per 3 volte è stato parlamentare, 2 volte è stato deputato, 1 volta è stato senatore, per ritornare a essere ancora segretario della CGIL a cavallo degli anni 60-70. E in questo territorio in modo particolare si è contraddistinto per il piano del lavoro e per in pratica le lotte del Vomano, per quello che è stato anche quell'esperienza unica dello sciopero alla rovescia e che ha consentito nelle nostre vallate, ma soprattutto nelle aree interne, allora di avere comunque sia attraverso la costruzione delle centrali un lavoro che ha permesso un po' dello sviluppo del territorio allora, ma che in pratica in parte è rimasta anche ora. Egli fu un uomo sicuramente di parte, fu un comunista, fu un sindacalista, fu segretario della Camera del Lavoro, fu deputato 2 volte, fu senatore dal 63 al 1968, ma tutto questo, come dire, non basta per ricordare Tom. Egli è anche un rappresentante complessivo della società della nostra regione nel secondo dopoguerra. Il suo essere di parte non ha mai rappresentato per lui un essere fazioso, una faziosità, un atteggiamento, come dire, irriguardoso e irrispettoso rispetto a personalità e a situazioni diverse da quelle che egli concepiva e perseguiva. E proprio per questo motivo il rispetto che durante la sua vita, ma anche e soprattutto successivamente in tanti anni nei confronti di Tommy Di Polantonio, sta a sottolineare questa sua duttilità, che non significa, come dire, galleggiare anguillescamente sulle cose del mondo, ma semplicemente come dire, rispettare gli altri però all'interno di una visione di parte, che non significa mai prevaricazione ma soltanto convincimento e coinvolgimento.